Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino proprio accanto alla chiesa grande di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi quanto testimoniato da una donna, Paola Donini, che nel 1998 diede la sua testimonianza a Padre Marcellino, che la raccolse nel suo libro ricco di testimonianze. Beh, Paola era una donna come tante, veniva da Sanigaglia, che aveva il desiderio di diventare mamma. Era il 1964, scese a San Giovanni Rotondo proprio per chiedere a Padre Pio di strappare una grazia alla Madonna dopo tanti anni di matrimonio. Però in quell'occasione Paola non aveva la prenotazione, perché come ben sapete c'era una sorta di organizzazione proprio per non creare tra virgolette disordine nell'andare a confessarsi da Padre Pio. Quindi non aveva la prenotazione per la confessione. Riuscì, qui non ci spiega come, ma riuscì ad avere un biglietto per la prenotazione. Infatti lei racconta che una signora prenotata era stata chiamata in famiglia, gli diede il suo biglietto e andò via. Con il biglietto della signora Paola arriva al confessionale da Padre Pio, quindi siamo nella chiesetta antica. Arrivato il suo turno, si inginocchia alla grata e Padre Pio, possiamo immaginarlo, immediatamente, non la fece neanche parlare, le disse: vai via perché non hai fatto la fila. Lei va via, umiliata da Padre Pio, tutti avevano visto questa scena e lei provò molto risentimento. C'era un frate cappuccino, non ci indica chi, c'era un frate cappuccino in chiesa che cercava di mettere un po' ordine proprio attorno al confessionale di Padre Pio. Si accorse della disperazione di Paola, che piangeva tra i banchi. Questo frate dice: signora, scrivete una letterina a Padre Pio proprio per la sua richiesta, per i suoi problemi. Paola così fece, scrisse subito un piccolo biglietto e lo consegnò a questo frate cappuccino con la sua richiesta. Più tardi il frate le andò incontro e disse proprio questo: Padre Pio ha letto il suo scritto e mi ha detto: di a quella signora che abbia più fede e otterrà la grazia. Mesi dopo Paola tornò da Padre Pio per la sua confessione e Padre Pio di nuovo disse: avrai un figlio tuo, ma devi continuare ad avere fede e tu riceverai la grazia. Paola continua raccontando la sua testimonianza: ritornai a Cesenatico, mi sono messa a pregare, gli anni passavano, ma io non perdevo mai la speranza di diventare mamma. Mi dicevo: se lo ha detto Padre Pio, il figlio prima o poi arriverà. E il figlio arrivò dopo 18 anni di matrimonio.